Ascoltiamo la parola di questo secondo martedì di Avvento. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Eh sì, stiamo riprendendo il capitolo 40 del profeta Isaia. E colpisce questa potenza dell'annuncio, no? Mi fa ricordare a San Paolo, quando dice: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Però il profeta diceva una cosa molto seria, no? Che cosa griderò? Che cosa annuncerò? Bella domanda, no? Me lo chiedo io come ministro, come sacerdote, me lo chiedo come presbitero, come testa di comunità. E tu te lo stai chiedendo? Sei papà, mamma, zia, nonna, nonno, hai fratelli, se hai figli, se non hai, forse sei insegnante, e hai un altro tipo di figli, no? Che il Signore ti ha incaricato, però che cosa tu annunci? Noi, certamente, nessuno annuncia quello che non ha. O diventa uno che, tipo copia e incolla, no? Uno che dice quello che le hanno detto che deve dire, o deve insegnare. Per esempio, una legge positiva in quanto a che è stata erogata dal potere legislativo, non perché sia positiva, cioè cosa buona, e dice che tu devi insegnare un tipo di sessualità piena dell'ideologia del gender. Tu come cristiano lo devi fare, lo puoi fare. Per non diventare un ipocrita, certamente che il Vangelo ti indica ad insegnare, a trasmettere quello che è vero, quello che collabora alla formazione cristiana e non quello che va a distruggere, giustamente, non solo la formazione cristiana, l'essere dell'uomo, la parte ontologica.
perché se l'uomo perde la sua dimensione umana, della natura umana, diventa artificiale, cioè qualcosa fatto dall'uomo, come se l'uomo fosse un creatore, alla fine non è un creatore di niente, uno che trasforma la natura in qualcosa che ci fa sempre più comodi, no? O più ricchi. Comunque, che cosa annuncio? Se tu hai Dio dentro, pur trovandoti in un posto di lavoro con tantissime difficoltà, con tantissime persone che non credono più in Dio, tu potrai annunciarlo, perché tu hai una marcia in più. E questa marcia in più non è per andare più veloce. È l'unica marcia che ti può fare decollare da questa terra al cielo. Certo, però tu potresti dire, ma io appartengo a una parrocchia, a una chiesa, a un gruppo. E potresti pensare che per essere parte di un gruppo in particolare già sei salvo. Così che nessuno può toccare la tua comodità. Particolarmente, cambio di parroco, cambio di superiore, cambio un qualcosa che cambia, cambia il capogruppo, cambia il responsabile. E se c'è divisione, se c'è resistenza, non c'è fede, non c'è vero cristianesimo, cioè non c'è Cristo dentro, perché non c'è l'obbedienza. Giustamente, l'obbedienza è delle cose lecite, non delle cose superflue. Ecco perché la problematica è questa. Cosa annuncio? Dico, porto i miei figli, se io fossi papà, al catechismo, no? Frattempo che a casa, non prego. Frattempo che a scuola, le stanno facendo travestire del pancione della Coca-Cola, il Babbo Natale. Io come cristiano, tranquillo, tranquillo, non dico niente. Sapete perché? Perché nessuno dice niente. Codardi! Questo significa essere codardi, mettersi la veste di cristiano per andare in chiesa. Dopo se la toglie e continua ad essere un pagano più. Dice la parola che a questi Dio li vomita, perché non si possono digerire, non è alimento. Ecco perché il profeta Isaia ha capito tanto bene che cosa griterò. E dice, voce che grida d'uno che grida nel deserto, ma non perché sia nel deserto e che nessuno lo ascolti. Non è tanto, se no il significato proprio è che tu ed io, che cerchiamo la santità, che cerchiamo il bene, cerchiamo godere le promesse di Dio, ci troviamo in un deserto, in una desolazione, perché manca la presenza di Dio. E come mai in un paese, in una città, in un villaggio, in una nazione che si ritiene cristiana? E andiamo a vedere i fatti. Partecipano delle liturgie, confessano i loro peccati, ricevono i sacramenti. Vita cristiana, tutt'altro. Ecco perché, fratelli, mi colpisce e ti invito anche a te a riflettere sul questo. Che cosa annunciamo? Che cosa annunci? Che cosa stai annunciando tu ai tuoi figli, ai tuoi nipoti? Perché non si può fare parte dei due signori, o Dio o Mammone, o Dio che è la verità o la bugia. Che il Signore continui a portarci verso la santità. Buon martedì d'Avvento.